Ok. Vai. Ok, vi faremo vedere come fare una vera carbonara. Una vera carbonara, attenzione. Una padella, riscaldiamola. Sì, è la troia la tua sorella. Mettiamo olio di oliva. Mm. Poi bello, questi sono gli ingredienti. Giallo, il piscio. Pancetta. A parte ci vai il guanciale. Deve mangiare. Prezzemolo. Cazzo scendo, vabbè. Pepe, mi raccomando, a quintali. Anzi. Ma che danno, patatine fritte? Due bottiglie di panna, perché... Ma quale panna? Non ci va la panna. Si prende la pancetta, facci si vedere. Mette nella padella. La padella, la pancetta. Si ma quale pancetta c'è il guanciale? Mestolando. Via. Vai. Con cucciaio di ferro. Ecco, almeno su gratti, meglio te game, fa buono il ferro, capito? Va via. Rosolata. Poi si prende il pepe. Il pepe cosa? Macinato. Perché quell'altro che gli è? Scusa. Un po' di prezzemolo prima. Ma quale prezzemolo prima? Non ci vai prezzemolo più. Per friggerlo. Ma quale friggerlo? Frigge. Se non frigge bene, mettete un altro po' di olio. Sì, del dato, tanto gli è poco unta la pancetta. Andare più. E poi c'è quella pasta accanto con l'uovo. Che gli ha cavato la gallina direttamente in cucina sulle paste? La panna. Fresca. Panna. Un sapore buono. Noi usiamo questa panna quale, versatile, perché è più saporita. Ma la panna, certo, nella carbonara. Se ti vedono a Roma. Poi con questa non è che si può fare solo la carbonara, si possono fare tante, carbonara. Ma questa è la carbonara. Guarda, prosciutti quindi, Beretta, tutti ne vogliono una fetta. Un po' di pepe. Sai, brosciore, quando tu vai a cacare il giorno dopo. Per il gusto, per esaltare i sapori. E aspettate. Aspettare cosa? La nostra gente la ama, noi non abbiamo avuto mai problemi, io sono sicuro che anche per voi sarà fantastico. Che? Poi le penne con queste mani le tocca, le ritocca, ma le lasci fare le penne, mi fa penne, schifo, però noi la sarà messa nel culo prima. Ci abbiamo tanti tipi di pasta che si possono usare. Ecco, brava, dalla al cane. Prendiamo le penne, le riscaldiamo nel nostro bollito d'acqua. Notare bene, c'è una carota, gli ha fatto il bollito, gli ha fatto il lesso. Lo mettiamo dentro. Via. Mettiamo un po' di più. Trovolaio. Queste qua non le usate, queste le buttiamo perché sono sporche. Certo, gli è uno pulito, capito? È così. Poi, per quando sta il parmigiano, noi non ce lo mettiamo perché io penso che il parmigiano è sbagliato. Tu lo pensi? Già c'è la crema, non serve. Ma quale crema? Madonna, ragazzi, trovolaio rimbombato. Adesso ce lo mettiamo perché in Italia t'arrestano. Io lo voglio una panna. C'è chi mette solo il bango, c'è chi mette solo il rosso, ma io lo metto tutto perché... Ma c'è chi mette cosa? Nella carbonara e ci ha l'uovo, se tu ci metti l'uovo è una carbonara, fava. Questa anche per due persone. Ma questa è anche per il cane forse, per le persone. Ma forse non te la mangio, il cane mio io gliela do. Mi fa male. Vediamo come l'hai impiatto. Ecco, vediamo come l'ha impiatta. La mettiamo nel piatto. No, faccio una ragna a questo piatto, vai. Buonissima. Se poi ci avete un po' di pancetta la mettiamo sopra come decorazione. No, credevi il pepe, guarda, okay. Strano, non ci ha rimesso il pepe. Poi metto io un altro po' di pepe. No, ecco, mi pareva, no, fatti, no, perché almeno un abbia a bruciare poco il culo, quando tu vai a cacare. Ancora pepe. Sì, se tu c'ha un'infiammazione permanente, te lo dico io. Un'infiammazione permanente. Il basilico. Il basilico. Il basilico. Ma vai.